Ciao ragazze e benvenute su Mondo Cosmetic. Non vi spaventate, non è un film horror, sono io. Vi dico così perché sono struccata praticamente del tutto, solamente un po' di mascara, che è il prodotto che poi vi vado a recensire oggi. Quindi mi dovete perdonare, però dopo volevo fare la recensione di un altro prodotto per la base del viso, per cui insomma ho preferito farvi spaventare un pochino per farvi poi un video un pochino migliore dopo. Vabbè, entriamo subito nel merito. Prima di tutto ci tenevo a salutare una persona che mi è molto cara, una ragazza che mi segue moltissimo da quando ho aperto il canale praticamente ed è molto molto affettuosa. Ogni volta mi lascia dei commenti, la trovo veramente una persona molto molto carina. Sto parlando di Mori05, al quale mando un bacio grande grande e ti ringrazio per tutto l'affetto che mi dimostri sia nei commenti ma anche insomma scrivendomi su Facebook. Insomma sei veramente molto molto dolce, molto carina e niente, ti volevo ringraziare e ti volevo mandare un bacio grandissimo. Allora, ritorniamo un attimo alla recensione e oggi vi parlo di un prodotto che mi piace molto e sto parlando esattamente di Nabla, Le Film Noir, il mascara di Nabla appunto. Nabla è un'azienda italiana, lo sapete tutti, ed è conosciuta molto qui su YouTube ma comunque sul web in generale grazie a Mr. Daniel Makeup, che come sapete è seguitissimo, fa dei tutorial spettacolari, veramente lo seguo dagli inizi perché lo trovo molto bravo nel suo lavoro, veramente un professionista, i suoi trucchi mi piacciono tantissimo. Per cui insomma, quando ho visto questo mascara che io ho acquistato in fiera, perché io difficilmente faccio acquisti online, mi capita però difficilmente, diciamo che in fiera a novembre estetica che c'è stata a Napoli, ho trovato insomma questo prodotto e l'ho acquistato. Allora vi dico giusto due parole sul prodotto ed è praticamente quello che adesso vedete sulle mie ciglia. Lo vedete applicato in una sola volta, quindi una sola applicazione all'interno del tubetto, passato sulle ciglia ovviamente per dargli un po' di forma che preferisco e non rimesso all'interno per rifare un'altra applicazione. Quindi questa è l'applicazione con una sola passata di prodotto. Allora, due parole sul prodotto, sapete, ho sempre i miei appuntini in modo da essere sempre precisa. Allora, questo prodotto prima di tutto all'interno c'ha 10 ml di prodotto e dura 6 mesi, dovrebbe durare 6 mesi dall'apertura. Io ce l'ho appunto da novembre, vi posso dire che come formulazione non ho trovato grandi cambiamenti, se non forse leggermente, ma veramente leggermente, proprio in forma molto impercettibile, si è leggermente seccato, però la durata, stesura, formulazione veramente non, cioè veramente direi che non è quasi cambiata. Comunque, costa 12,50 € sul sito di Nabla, io l'ho acquistata intorno ai 10 € in fiera. Allora, come si presenta? Ha uno scovolino che loro definiscono a goccia, io mi trovo di più a definirlo a forma conica, però diciamo che è la stessa cosa, e le setole sono su tre lati, quindi non è completamente pieno di setole lo scovolino, è in fibra, ma è appunto in tre lati. La parte perché ha questa forma? Perché diciamo che la parte più piccolina dello scovolino serve per essere più precisi all'interno e all'esterno dell'occhio e donare insomma uno sguardo appunto da femme fatale verso l'esterno, quindi un pochino più intenso, un po' più particolare. Allora, la formulazione è una formulazione molto molto morbida e cremosa e dona appunto allo sguardo un effetto particolarmente, diciamo così, allungato e definito, quindi dà volume e lunghezza alle ciglia e ha una formulazione studiata appunto per rimanere morbida e quindi non seccare particolarmente le ciglia. Ovviamente non è che rimane come si dice umido, ma comunque le ciglia non restano mai secche, diciamo che quando le tocchi ti fanno quasi male. All'interno del prodotto, cioè la formulazione contiene l'olio di ricino ed è studiato apposta, è utilizzato appunto l'olio di ricino per dare comunque lucentezza, per rinforzare le ciglia e proteggerle appunto dai fattori esterni. Questo è un prodotto che all'interno non ha parabeni, non ha siliconi, leggo perché altrimenti dimentico qualcosa, non ha siliconi, non ha petrolati, non ha parabeni, non ha PEGS, non ha ftalati e non ha EDTA.
E ho studiato per ridurre al minimo il rischio di allergie, tant'è vero che io sono una persona che ha gli occhi molto sensibili e questo prodotto non mi dà assolutamente fastidio. Allora, cosa dire di questo prodotto? A parte che è di un nero molto intenso e molto lucido, e vi dico che i loro consigli sono quelli di partire per l'applicazione dall'interno delle ciglia, fare un movimento zig zag e salire in alto, poi andare verso quelle esterne, fare lo stesso movimento e poi utilizzare lo scovolino, diciamo, dalla base delle ciglia e tirare verso l'alto. Questo per dare un effetto, prima di tutto, di precisione per le ciglia, diciamo, sia interne che esterne, ma anche perché comunque questo fa sì, poi il movimento, quello lì, insomma, di tirare verso l'alto, dà un effetto di ciglia tipo finte. Quindi vi ritroverete un pochino quell'effetto di ciglia a mazzettini, ovviamente a chi piace, di ciglia finte. Allora, io vi faccio vedere le mie. Magari se trovate sporco da qualche parte, perché normalmente non mi sporco mai con questo mascara, però l'ho fatto poco prima di fare il video con uno specchietto, per cui insomma magari sono stata poco precisa. Però questo qua è il risultato del, come vi dicevo prima, con una passata. Non mi capita mai di trovare durante la giornata residui di mascara, non cola e dura veramente tutto il giorno. E per quanto sia una formulazione long lasting, comunque a me dura tutto il giorno. E veramente l'ho utilizzato spesso da quando l'ho acquistato e vi posso dire che l'ho utilizzato tipo dalle 7 del mattino e l'ho tenuto fino alla sera alle 11 più o meno e non ho avuto assolutamente nessun tipo di problema. È un prodotto modulabile, per cui può capitare che magari io la mattina lo metto così, tipo una passata, poi non ho tempo durante magari la sera di uscire, non ho tempo di fare il trucco da capo, allora lo ritocco e che in quel caso cerco di fare le ciglia un pochino più intense, quindi vado a diciamo stratificare il prodotto sulle ciglia e non mi crea assolutamente problemi. Tra l'altro viene un bellissimo effetto e non è assolutamente di quel secco che appunto dà fastidio. Nonostante sia una formulazione long lasting, dura veramente tutto il giorno, come vi dicevo, nonostante sia una formulazione long lasting, voglio dire che si strucca facilmente. È vero che io utilizzo un bifasico, quindi indipendentemente se faccio un trucco vuoto e un trucco normale, utilizzo sempre un bifasico perché mi trovo meglio, faccio prima e mi piace. E vi dico che veramente ne basta pochissimo, 2 secondi e si strucca tutto, cioè l'occhio è assolutamente pulito. Quindi la mia opinione su questo prodotto è assolutamente positiva, ce lo riacquisterei molto volentieri e lo riacquisterò sicuramente perché veramente mi piace tanto, sia come effetto, sia come praticità e sia come durata, come prezzo, quindi veramente lo consiglio a tutti. Ho sentito qualcuna sul web che diceva che si aspettava un effetto diverso. Io ritengo che sia un mascara molto, molto versatile perché riesce a darvi questo effetto comunque naturale facendo una passata e togliendo un po' di prodotto dallo scovolino, ma vi riesce anche a dare allo stesso tempo, qualora lo vogliate, un effetto un po' più intenso appunto a ciglia finte, quindi ciglia a ventaglio un po', ovviamente bisogna lavorarlo bene e utilizzarlo. Spesso per capire bene il potenziale del mascara. Quindi niente, io spero che questa recensione vi sia stata utile. Se avete delle domande o insomma delle richieste, lasciatemi un commento. Se vi è piaciuto e avete trovato il video utile, mettete un pollicino in su. Se non siete iscritte, perché non siete iscritte? Iscrivetevi al canale, mi fa piacere. E niente, per qualsiasi cosa, scrivetemi. L'ho detto 500.000 volte, vabbè, lo so. E niente, vi mando un bacio grande. A presto, ciao ragazze!